Questi sono i 30 tipi di giocatori di Fortnite. Il collezionista, questo sono sicuro che lo conosciamo tutti. È il tipo di giocatore che shoppa qualsiasi cosa, qualsiasi. Shoppa soprattutto il merch di Kallari che sparirà il 31 luglio. Avete solo 3 giorni di tempo per shopparlo. Dalle skin più epiche e rare fino ad arrivare a questa cosa. L'hacker, la più bassa forma di vita presente su Fortnite. Questo è il tipo di player che dopo aver perso un paio di partite, pur di leggere la scritta vittoria reale e sentirsi apprezzato, rovina la partita a tutti, usando ogni tipo di hack possibili, da aimbot a wall hack. Non c'è da dire che la madre di queste persone passa molto tempo sulla strada per pinnacoli. Il rage quitter, il tipo di player che non può passare 2 secondi senza la sponsor di oggi, perché anche Kallari deve mangiare. Opera GX è il primo browser gratuito dedicato interamente al gaming, con tantissime feature create appositamente per avere la miglior esperienza di browsing e di gioco. Una volta che lo proverai, non tornerai mai più indietro. Ma quali sono queste feature assurde di cui parlo? Partiamo con il GX Player. Ti consente di mantenere i tuoi servizi di streaming preferiti, Spotify, Apple Music, YouTube Music, tutti in un unico posto, così da poter ascoltare le musiche che abbiamo conosciuto grazie ai concerti su Fortnite direttamente dalla barra laterale in Opera GX. Ad esempio, questo sono io che rispondo alle mail normalmente, e questo sono io che rispondo alle mail con Opera GX. Ho strani gusti musicali, lo so. Ogni volta che avvio lo streaming di video o di audio nelle schede del browser, GX Player si interrompe automaticamente e riprende automaticamente una volta terminate le schede, così che ricominci da dove hai lasciato e nessun audio si sovrappone. La seconda feature, la mia preferita, il GX Corner. Possiamo trovarlo qui in alto a sinistra, e una volta aperto, boom! Avremo una marea di giochi leggendari alla modica cifra di 0 V-Bucks. E non solo, abbiamo anche il calendario delle uscite di tutti i nuovi giochi e una sezione dedicata alle varie notizie a tema gaming. Epico! Ed è anche possibile cambiare la skin di Opera GX. Lasciatemi spiegare. Nessun altro browser ti consente di personalizzare la tua esperienza tanto quanto Opera GX. Puoi scegliere tra temi, sfondi e colori speciali di Opera, oppure personalizzare tutto da zero e scegliere ciò che vuoi. Ad esempio, se vogliamo mettere un bello sfondo di pesce secco, ragazzi, cerchiamo qua Fistic Wallpaper. Andiamo in immagini, ce ne cerchiamo una buona, ragazzi. Questa è molto figa. Però direi che questa è perfetta. Basterà fare tasto destro, usa immagine come sfondo e tac, fighissima. E infine, grazie a Opera non perderai mai più una stream del tuo youtuber preferito. Io. Visto che grazie alla semplice interfaccia laterale potrai facilmente vedere quale streamer è online al momento. E ovviamente non abbiamo solo questo, ma puoi anche aggiungere il tuo WhatsApp o il tuo Discord nella barra laterale. Se volete scaricare gratuitamente Opera GX sia su PC che su telefono, potete farlo tramite il link in descrizione o nel commento pinnato. Grazie a tutti quelli che lo faranno. Il Rage Quitter, il tipo di player che non può passare 2 secondi senza incazzarsi come una bestia. Prende Fall Damage, bestemmia. Trova gli scinti dove butto lo sudore, bestemmia. Vieni distrutto da un tryharder, bestemmia. Potentissimo. Ma a proposito, il tryharder è il prossimo tipo di giocatore che sono sicuro tutti conosciamo. Passa tutto il suo tempo su Fortnite a fare 3 cose: arena, tornei, creativa e niente di più. Inoltre gioca solo e solamente con altri tryharder, a meno che non voglia distruggere in 1v1 il narco. Il tipo di giocatore che gioca a Fortnite ma non sa proprio come si fa. Accende, si fa un paio di partite dove crepa e basta, e stacca. Però i napi sono quasi sempre i più divertenti con la quale giocare. L'ho sfigato. Qualsiasi cosa può andare male andrà malissimo per questi giocatori. È come se Fortnite avesse qualche tipo di odio represso verso questi player. Perché state sicuri che se giocate con questi giocatori, tutti i glitch e i bug capiteranno a loro. E se siete così sfigati, avete tutto il diritto di lamentarvi. Ma il lagnone lo farà in ogni situazione. Non importa cosa succederà, si dovrà lamentare. Anche se avrà il loot tutto oro, l'Igram, 0 di ping, pesce secco shoppato col codice Kallari, troverà un modo per lamentarsi e fare scudo. Ma se viene eliminato dal teamer, avrai tutte le ragioni per lamentarti. Perché non fanno schifo come l'hacker, ma vicino ci vanno. Infatti, pur di vincere e fare qualche kill facile, entrano in una partita in singolo con il loro amichetto e iniziano a giocare come se fossero in una duo. Per fortuna l'Epic non perdona chi team, ma anche solo fa per scherzo. Il lupo solitario, quel tipo di giocatore che preferisce stare chillato in singolo, fare le sue partitine e magari avviarsi qualche mappa in creativa, ma quasi mai lo troverete giocare con una squad. E alcune volte il lupo solitario può trasformarsi nel tossico. Ma
No, non in quel senso. Nel senso che il loro non voler giocare in compagnia si trasforma in odio completo verso chiunque giochi a Fortnite. Infatti il tossico, non importa ciò che succede, dovrà emottare dopo averti eliminato. Può anche schiattarci, ma lui deve emottare. Ma Esro comunque meglio del flexer, che appena avrà uno spettatore in partita inizierà a flexare le build. E la cosa divertente è che la maggior parte delle volte fanno pure schifo. Cioè, posso capire se sai buildare e flexi, ma se non lo sai fare, non ti umiliare da solo. Però qualcuno che di build ne capisce è il Creative Warrior. Tutto quello che fa è mangiare, dormire e giocare in creativa. E basta. La cosa bella è che il 90% delle volte è un mostro in creativa, ma poi fa in partita normale, fa due scale, finisce i mazzi e crepa. E questa cosa mi ricorda l'overbuilder. Infatti sono sicuro che tutti quanti conosciamo quella persona che mentre giochiamo chiede sempre dei mazzi. Perché appena parte un fight, bam! Lui è già in cielo a fare non si sa cosa. E ovviamente, una volta sceso, non avrà manco lo sbatti di farmare e chiederà a te di dargli i mazzi. Ma certo, meglio uno che ti chiede i mazzi che avere a che fare con l'aspirapolvere. Questo player ha come unico compito quello di lootare tutto quello che si trova davanti e lasciare i compagni solo gli avanzi. Non importa che ha fatto la kill, lui prenderà tutto! Ma di solito sono anche i più forti, quindi è buono averli in squadra. Ma mai buono come avere in squadra il medic. Questo player infatti farà di tutto pur di essarti e curarti. In più il suo inventario sarà pieno di shieldini, chuck splash, sparachuck e medikit. Soprattutto medikit. Ma sfortunatamente non credo che il medico possa curare quello glitchato. A questo tipo di giocatore infatti non va mai bene una cosa col game. O crescerà la partita, o gli si romperanno le build, o gli sparerà l'inventario. Insomma, in qualsiasi modo il gioco si può rompere, si romperà. E credetemi che è molto fastidioso giocare così, ma mai quanto giocare con il lag. Infatti il lagone, l'avete capita, è un lago grande, quindi il lago. Dicevo, il laggone è colui che lagga sempre, quello con la connessione peggiore del gruppo, che ogni volta in chat parla così. E che anche per atterrare o aprire una cesta dovrà aspettare le ore. Ma aspettare non è un problema per quello FK. Infatti lo abbiamo vissuto tutti in questo momento. O fra, vedi che vado in bagno un secondo e arrivo. Tu startala. Ok. Oh, ci sei, bro. Oh, eccomi, che è successo, E a proposito di persone FK, ti consiglio di vedere questo video dove faccio vincere una partita a un avversario AFK. E a proposito di persone FK, il Clutcher va in coppia perfetta con questo player. Perché mentre quest'ultimo sta facendo non si sa che cosa, il Clutcher vincerà la partita in modo assurdo, riuscendosi sempre a salvare nonostante stia giocando senza un compagno. Ma cosa fa il Clutcher se quella FK se ne va senza mettere pronto o senza mettersi su salta? Beh, quale passatempo migliore se non controllare che schinge nel negozio e shopparla col codice Callari. E ci sono player però che hanno portato il controllare il negozio a un livello superiore. Perché non importa ciò che succede, potesse anche andare a fuoco la casa, loro devono essere lì alle 2 di notte a controllare lo shop, così da essere i primi a scoprire che skin sono uscite. Perché non so, usare il telefono per controllare è troppo difficile. E a proposito di fare due cose in una, il multitasker è quel tipo di persona che mentre gioca fa sempre altro. Ascolta la musica, guarda TikTok, vede YouTube, insomma deve fare qualcosa altro oltre a Fortnite. E non è tanto un problema se si gioca in pubblica, ma certo, guardare un video mentre si gioca un'arena, non lo so, non l'avviare proprio la partita. Lo spammer. Se un'arma spara meno di 1000 colpi al secondo, lo spammer non la prende. È capace di girare con 3 mitragliette nell'inventario e sparare e camminare senza pensare. Ma se lo spammer odia le build e le vuole distruggere a forza di colpi piccoli, il build hater taglia corto e gioca solo 0 build. Se gli parli di mazzo o edit, impazzisce perché si è dimenticato pure che esistano in game. Ma se lui odia le build, l'hater odia tutto. L'unica cosa di forte della quale non si lamenta sono le season dalla 0 alla 8. Per il resto tutta a me. Ma la cosa divertente è che comunque continua a giocare ogni volta che esce una nuova season. E la sua esperienza con Fortnite va più o meno così. Oh, nuova season, che figo. Certo che fa proprio schifo sta season. Vabbè, ci gioco un altro po'. No, fa proprio caca. Basta questo gioco. Oh, nuova season, che figo. Ci siamo capiti. Il missionario. Il suo unico obiettivo è fare missioni per raggiungere il livello 100 il prima possibile. Appena torna a casa, avvia la play e fa missioni. Non gli interessa di vincere, di fare kill, di fare mappe creative. No, a lui deve completare tutte le missioni possibili e immaginabili, soprattutto quelle relative alla storyline. Perché di solito il missionario è anche lo storico. Questo tipo di player sa tutto sulla storyline di Fortnite. Sa ogni minimo dettaglio a partire dalla cometa fino ad arrivare al recentissimo Summerfest. Potrebbe sapere anche più cose dei dipendenti della Epic. E parlando di lavorare alla Epic, sono sicuro che è capitato a tutti, dopo aver eliminato qualcuno in creativa, di sentire
ti faccio bello. Infatti su ogni gioco ci sarà sempre quello che per spaventare chi lo ha eliminato dirà: mio padre lavora per questo gioco, ti faccio bellare. Non ho mai capito come facciano a pensare che qualcuno possa credere a questa stronza. Ma forse è colpa del credulone che questi player continuano a ripetere questa cosa. Perché il credulone, che molte volte è anche il nabbo, crederà a qualsiasi cosa tu gli dica. Guardate questa clip ad esempio. Voglio sapere di più su Talking Tom, ti prego. Cioè, sei Talking Tom, fra. Sei Talking Tom, sei... Adesso il fortunato è quello che tutti vorremmo essere, perché non si sa come questo tipo di player ha sempre le armi migliori, il drop perfetto e i trickshot assurdi come questo. Ma i trickshot non sono sempre fortuna, e lo sa bene il trick shooter. Infatti il suo unico obiettivo è quello di dare il trick più bello, difficile e sensazionale di sempre. E credetemi, per fare una cosa del genere ci vuole molta skill. Ma sapete cosa è facilissimo fare? Sì, iscriversi al canale e usare il codice Callari, così da supportarmi al meglio. Grazie.